Il Sinodo delle Chiese Metodiste tratta naturalmente una pluralità di temi ogni anno, quest'anno però è un anno particolare perché abbiamo le celebrazioni dei 500 anni della Riforma protestante e quello che cercheremo di fare è capire quale futuro ha il protestantesimo, la missione della nostra Chiesa in questo Paese, in Italia, in un contesto molto diverso, caratterizzato da una parte dall'ecumenismo con la Chiesa Cattolica, una nuova stagione piena di promesse, dall'altra la presenza di una pluralità di religioni, di culture, che richiedono a tutti, soprattutto ai cristiani presenti da secoli in questo paese, delle nuove visioni e una grande capacità di dialogo. Il sinodo si svolge in un contesto di lutti, di preoccupazioni per gli attacchi terroristici che continuano a funestare la nostra Europa. Noi non possiamo far altro che, oltre che solidarizzare con le famiglie delle vittime, proporre a tutti un cambiamento radicale di mentalità, sostituire il conflitto, la violenza con il dialogo, la ricerca di una convivenza in cui si possa essere se stessi ma riconoscere anche le diversità degli altri come legittime. Abbiamo quest'anno anche il piacere di consacrare 5 nuovi pastori nella nostra Chiesa. Si tratta di 2 donne e 3 uomini che arricchiranno così il nostro ministero. Nelle nostre chiese, infatti, sono 40 anni che abbiamo riconosciuto anche il ministero femminile che per le nostre chiese si è rivelato una grande benedizione perché ciascuno e ciascuna ha il suo apporto da dare alla Chiesa e anche alla società.